Mattinata importante per la comunità felettese che ha salutato la nuova Proloco APS Feletto nel cuore, associazione turistica pronta adesso a muovere i primi passi e a portare una ventata di novità in paese. Il taglio del nastro, la presentazione del simbolo, dei nomi e dei volti dei componenti del gruppo sono avvenuti domenica 26 marzo alla presenza degli amministratori comunali, con la prima cittadina Cristina Ferrero in testa, delle associazioni cittadine e di tanta gente che ha voluto con calore battezzare la nuova realtà canavesana. A presiedere la Proloco Feletto nel cuore è Fabio Forneris, che nell'occasione, oltre ai saluti e ringraziamenti di rito, ha voluto vicino a sé anche gli altri gruppi che operano in paese. A far parte del direttivo la vicepresidente Erika Bretto, la segretaria Samantha Battiston, la tesoriera Raffaella Bonomo, i consiglieri Filippo e Raffaella Anastasio, Ivana Prato, Teodora Di Cristo, Enrico Franzino, Sara Lucente e Dario Volpatto, che sono pronti a mettersi in gioco per allestire iniziative e momenti che coinvolgano la comunità. Forneris, nel corso del suo intervento, ha inoltre rimarcato che la data scelta è caduta proprio nella domenica in cui anche lo storico Juventus Club Feletto ha deciso di riorganizzare un gustoso momento, presso la sede, quello con la distribuzione di fagioli e cogliette, grazie anche al pieno appoggio della macelleria cittadina. A dimostrazione che la neonata Proloco ha la ferma intenzione di collaborare con le altre associazioni perché insieme l'unione farà forza. E soprattutto di darci da fare. Ci abbiamo messo un po' di tempo ad arrivare, questo invece lo dico a voi.